Io sono Marco Bertoletti, sono titolare della MI Bike che ha creato il marchio Legend. Si trova a Presezzo, Bergamo, Italia. Allora, noi cerchiamo di fare tutti i tipi di biciclette, tutti su misura, in tutti i materiali al momento disponibili. Ho corso in bicicletta fino a 19 anni, ma già quando avevo 16 anni lavoravo da un telaista dove ho imparato a fare i telai con le congiunzioni. E poi da lì abbiamo seguito tutte le evoluzioni dei vari materiali che si sono susseguiti. Esperienza diretta sul campo, visto che vado ancora in bicicletta e corro ancora in bicicletta. Innanzitutto, poi un po' fantasia personale, un po' di inventiva personale, e seguo molto l'evolversi del mercato, dei materiali e quant'altro può servire. E la mia giornata è molto lunga e la notte è molto breve, e quello che non riesco a fare di giorno lo faccio di notte, a pensare specialmente quando sono tranquillo, e come mi viene un'idea la metto subito per iscritto e poi piano piano la vado a sviluppare. Siamo in quattro. Controllo tutti i telai uno per uno. A me piace, quando acquistiamo del materiale, mi piace sempre mettere del mio, capito? Se io prendo la prima versione che ho fatto vedere, il tubo titanio con le calottine in alluminio è una versione standard. Se voglio fare un telaio personalizzato Legend, ci devo mettere del mio. Allora ho fatto le calottine in titanio che non hanno ancora nessuno. Da qui mi è venuta l'idea di fare anche il tubo sterzo dal pieno, che è una cosa molto costosa, la posso realizzare perché ho un'azienda vicino con cui lavoro un mio parente, dove lavoro un mio parente, e questo mi permette di fare ciò. Diversamente è praticamente impossibile poterlo fare. Fare uno sterzo con un programma a controllo numerico alla volta ha un costo elevatissimo, sarebbe impensabile a proporre sua bicicletta. Il Queen, titanio. Perché se dovessimo fare il tubo intero in titanio viene sollecitato molto a livello della giunzione della resicella. Praticamente il tubo farebbe sempre questo movimento, e alla lunga su certa gente che ha provato a fare questo modello di telaio si verificava la rottura, il cedimento del tubo o posteriore o anteriore del tubo sulla flessione, capito? Perché usciva un pezzo lungo e la sella si muove per così, ma anche per così con il peso, no? Fa questo movimento la sella, e è molto sollecitato il punto di giunzione dei due tubi. E mentre inserendo il tubo di carbonio nel titanio, avendo la possibilità di rinforzare, facendo far noi i tubi, rinforzare dove ci serve il tubo in carbonio, questo problema non si è mai verificato. Li facciamo fare da un artigiano che li produce solo per noi. Abbiamo la tecnologia per poter fare dei tubi al nostro interno di un certo livello, preferiamo farli fare fuori a chi sa farli meglio sicuramente di noi. Creando diversi distributori nel mondo, in Inghilterra ce n'è uno, in Germania ce n'è uno, e negli altri paesi ci sono diversi. Si possono rivolgere a questi punti vendita o direttamente a noi, che li facciamo, cioè li distribuiamo noi dove è meglio, perché non tutti hanno possibilità di venire alla Legend a prendere la bicicletta. Capito?